Amici di moto.it con la passione per le ruote tassellate, beh, se siete arrivati su questo canale è perché masticate tasselli, miscela e terra proprio come me. Partiamo dal padiglione 22, da casamoto.it, perché qua c'è la tassellata del Perfetti pronta per essere spedita in cassa in Africa. Infatti Andrea a gennaio parteciperà all'Eco Race e non potevamo di certo che partire da lei, la Rally RX DRS Moto. Adesso venite con me, seguitemi che andiamo a vedere tutte le novità delle ruote tassellate che non potete di certo perdervi nei prossimi giorni di ECMA 2024. Andiamo! Ieri sera siamo stati invitati alla conferenza stampa di Ducati. Io ero super convinto che presentassero la Desmo 450 MX nella sua forma finale, quella anche per noi comuni mortali. Invece purtroppo dobbiamo portare ancora un po' di pazienza. Comunque non può non essere meta di pellegrinaggio, soprattutto perché qua davanti c'è la tabella col numero 1 con il fregio tricolore, perché Ale Lupino al debutto ha vinto. È veramente bella, c'è scritto di non toccare, è veramente molto difficile perché non vedo l'ora di provarla. Dovremmo portare ancora un po' di pazienza, qualche mese, è questione di qualche mese, quindi state sintonizzati. Nel frattempo io rimango qua a guardarla perché sembra un'opera d'arte. Allora, se masticate fango e vi divertite con le ruote tassellate, non potete perdervi la nuova Triumph TF 450 RC. RC come Ricky Carmichael, quello vero, the God, the greatest of all time. Il video lo trovate già sul nostro canale e la prova arriverà davvero presto. Non vi posso dire di più, ma state sintonizzati. Il motore sembra quello di 254 tempi, io non vedo l'ora di farlo cantare. È bellissima, è davvero bella, passate a vederla perché merita. Allora, innanzitutto vi consiglierei di andare a vedere la comparativa che abbiamo fatto tra l'RX 4,5 e l'RX 300 sul nostro canale, perché le moto ci hanno impressionato, ma non sono da beta per dirvi questo. Anzi, guardate cosa ci ha presentato qua in ECMA la casa toscana. Ma innanzitutto mi viene la pelle d'oca a pensare che questa moto la porterà in gara proprio qui ad ECMA tra un paio di giorni niente po' di meno che Casey Stoner, la leggenda della MotoGP. Ma se già ciò non bastasse, beh, è un 350 due tempi, cioè 350 due tempi non ho ricordi nel breve periodo a livello storico di un'azienda che avesse in gamma, in listino, una moto del genere. Qui l'abbiamo in versione flat track, ma attenzione, perché come potete trovare già nell'altro nostro video di beta, arriverà, diventerà realtà con le ruote artigliate nel Model Year 2026, una moto che riesce a riunire tutti i pregi dei due tempi, quindi moto economica anche in quella che è la manutenzione, la facilità di guida, la leggerezza, l'agilità e l'erogazione, che però contraddistingue il quattro tempi. Infatti qua troviamo due candele in testa, un'erogazione bella corposa, soprattutto ai bassi regimi. Non è l'unica novità, perché per correre in MX2 Beta ha presentato il 2,5 due tempi, che qua troviamo in modalità semi-factory. Mi viene da pensare non solo le grafiche di Ben Watson, ma anche forcelle monofactory, scarico HGS. Insomma, innanzitutto hanno presentato la 2,5 due tempi, che è in realtà nel Model Year 2025, ma poi ieri Nicolò, andate a rivedere nel nostro video, ve lo annuncio anche qua, ci ha detto che a breve arriverà anche il trattorino 2,5-4 tempi. Noi non vediamo l'ora di provarla, passate a vederla. Non poteva mancare lei. Lei, chiaramente un'istituzione, un veicolo più che una moto, che ha messo in sella tantissimi di noi. Insomma, tutti i più piccoli che cominciano a familiarizzare con le ruote tassellate salgono in sella al PV50, che ha un posto speciale nel cuore di tantissimi di noi perché è stata la nostra prima moto. E quando da piccoli venivamo qua in fiera a Milano, sicuramente poi tornare a casa la sera era il soggetto, la protagonista dei nostri sogni. Se venite in ECMA e portate i vostri figli, mi raccomando, passate da Yamaha, fatela vedere, dai che appassiona uomo le nuove generazioni. Tra le novità di ECMA 2024 con le ruote tassellate non si poteva non passare da Fantic, che per quest'anno presenta la nuovissima e rivoluzionata XXF 250, che, guardatela bene, si allinea alla gemellona 4,5. Quindi
tabella nuova, parafango nuovo e poi tutta la parte di plastiche si allinea con la gemella più grande. Con questa nuova modifica cambia anche la cassa filtro che aspira dalla parte posteriore e quindi consente di avere una moto qua nella zona di radiatori molto molto più stretta, ben 5 cm. Tanto lavoro è stato fatto anche internamente alla cassa, perché lo sappiamo, dall'anno prossimo i regolamenti del Mondiale MXGP prevederanno una fonometrica ancora più stringente, 2 decibel in meno, una sfida che ha messo un po' tutti i costruttori alle corde, ma che Fantic ha saputo rispondere alla grande. Scarico Arrow in titanio, silenziatore Arrow in titanio, e poi una gestione elettronica del motore davvero importante. Lo vediamo qua sul manubrio, il comando e lo switch per le mappe e anche per il traction control e launch control. Insomma, una moto pronto gara che esce con le Pirelli 32. Ragazzi, questo è il momento sentimentale del video, perché davvero mi sta scendendo la lacrimuccia. Io col CRF 154 tempi da piccolo ci ho corso e ho dei ricordi bellissimi, e tutte le volte che vengo in EICMA non posso non passare a vederlo. Ci ho lasciato veramente un pezzo di cuore, forse l'età più bella in cui fare motocross, dove tutti i salti sembrano grandi e tutti i pistoni sembrano larghi e veloci prima di saltare sulle moto grandi. Qui però, nello stand Red Moto, venite con me, perché la novità non sono, o meglio, sì, sono i CRF Model Year 2025 che abbiamo già provato a Malpensa, andate a vedere la nostra prova, ma qua in fiera arrivano loro, le Works Edition, praticamente delle Moto Factory per il pubblico, perché abbiamo la forcella con tutti i trattamenti Kashima del caso, l'ammortizzatore con il pistone più grande, uno scarico Yoshimura, troviamo la testa rivista, sul due mezzino arriva la frizione idraulica che rispetto alla versione standard che abbiamo là, monta la frizione col cavo, copertina sella, guardate che bella, cioè sembra a tutti gli effetti una Moto Factory, e state sintonizzati perché secondo me tra poco potrebbe scapparci un bel test. Non potevamo non passare da Kove, perché che se ne parli, comunque è pur sempre una moto nuova nel nostro emisfero a ruote tassellate. Molto particolare, sicuramente forte sul prezzo, particolare anche il cavo che gira qua fuori dal parastelo. Telaio in acciaio, molto 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 rettilinea, verticale, scusate, questa parte. Qui abbiamo la MX4,5, il bombardone. Non ci sono mai salito sopra e ne sfrutto l'occasione adesso. Beh, sicuramente tra le gambe è stretta, passate a darci un occhio, chissà che magari la testiamo anche. Tra le moto imperdibili ad EICMA con le ruote tassellate, lei, l'MX125, che per questo Model Year 2025 arriva, pensate, con l'iniezione. L'iniezione che non è solo la novità, perché guardatela, è tutta nuova, telaio nuovo, motore nuovo, pensate che il gruppo termico è stato brevettato da TM a una nuova valvola di scarico a doppio stadio per migliorare l'erogazione ai bassi giri, chiaramente in alto non ve lo sto neanche a dire, motore TM è risaputo per allungare un sacco. L'abbiamo già provata, uscirà prestissimo il nostro test, ci ha impressionato, un aeroplano in miniatura, passate a vederla al loro stand. Tra le moto da non perdere ad EICMA c'è lei, che è la novità della gamma due tempi, mini cross Husqvarna, la TC85, ruote da 19-16, troviamo il telaio tutto nuovo e poi le plastiche. Insomma, quando da piccoli si sogna di correre con le moto grandi, a questo punto basta salire su di lei, perché è la fotocopia in formato ristretto della moto grande. Eh? It's kickstart time! Non potevamo finire che con le Suzuki, con le giallone, con le RMZ, le ultime ad adottare ancora l'avviamento, quello per gli uomini veri, che poi tiene in forma anche la gamba destra. Beh, belle sono belle, e che carattere. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi vi siete divertiti qui in EICMA 2024 e se avete guardato tutte le moto che vi ho consigliato, e soprattutto qual è la vostra preferita. I commenti sono qua che vi aspettano, noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!